In vista delle prossime elezioni amministrative in programma i prossimi 8 e 9 giugno a Mociano Sant'Angelo in provincia di Teramo, sono quattro i candidati alla carica di primo cittadino e a voler essere pignoli in entrambe le aree politiche si registrano spaccature. Troviamo il sindaco uscente Giuliano Galiffi in corsa per il terzo mandato che rappresenta il candidato della lista Mociano Democratica. Bisogna chiedere il voto per la lista Mociano Democratica, per il sindaco, ma per tutti i bravi candidati che in parte sono quelli della vecchia amministrazione, due assessori su quattro sono ricandidati. In tutto siamo quattro dalla vecchia amministrazione e otto sono nuovi, ma sono gente capace, rappresentanti della società civile, che hanno la possibilità di portare avanti con impegno tutto quello che abbiamo messo in programma e condiviso insieme a loro. Mentre il candidato sindaco Ercole Cori rappresenta la lista Mociano Civica. Diciamo, la capacità di penetrazione sul territorio sostanzialmente è a me dovuta, nel senso che io sono 40 anni che sto sul territorio, sono entrato in quasi tutte le case dei mocianesi, comunque ho un know-how di cose fatte sia per Mociano, non solo per la nostra provincia, ma soprattutto ho una squadra che ha la possibilità di formare un team che è in grado di governare. Poi c'è Luca Lattanzi con la lista Mociano Domani, Lattanzi Sindaco. Ho voluto con me in squadra su 12 candidati 5 under 30 perché bisogna dare il futuro a chi il futuro ce l'ha oggi in mano. E quindi permettere uno sviluppo del territorio differente su idee nuove. Chi sceglie Mociano Domani sceglie di vedere qualcosa di totalmente differente, basando però non sull'improvvisazione dell'ultimo secondo, ma su un'esperienza amministrativa e territoriale che ci permetterà di fare grandi cose per questo territorio. Infine Nadia Baldini, candidata di Puntiamo Mociano. La mia è stata un'investitura da tutti i partiti del centrodestra, benché abbiamo delle espressioni e delle forze che sono civiche. Quindi il lavoro copioso fatto di presenza costante sul territorio, di opposizione che non sia solo doglianza, ma un'opposizione costruttiva, mi hanno portato ad avere questo onore di capitanare la mia squadra. In politica, se vuoi che una cosa venga detta, dilla a un uomo, se venga fatta ad una donna, e questa donna sono io. Mociano dunque si appresta a vivere un confronto elettorale molto partecipato, visto la presenza di ben quattro candidati per un comune che conta poco più di 8.000 elettori.